Cari fratelli e sorelle, celebriamo questa domenica, la quinta e ultima domenica del tempo della Quaresima. Il Vangelo di questa domenica ci narra di questo bellissimo episodio, ma allo stesso tempo anche drammatico, un po' se vogliamo. Gesù si trova a rispondere a coloro che si definivano i dottori della legge, se era giusto condannare questa donna peccatrice che aveva commesso peccato di adulterio. Sappiamo che la legge di Mosè prevedeva la lapidazione, ecco, della donna che commetteva un tale peccato, un tale reato, se così vogliamo. Interpellano Gesù i dottori della legge. Perché interpellano Gesù? Perché sanno di poterlo cogliere anche in inganno con quella domanda. È vero che il loro intento era quello anche di condannare la donna, ma allo stesso tempo era anche quello di condannare Gesù, di avere prove ulteriori per metterlo a morte. Gesù, sappiamo che alla fine dei conti aveva già parlato in precedenza come egli si definiva il figlio, appunto, mandato dal Padre per salvare l'umanità, e veniva ritenuto da questi dottori un bestemmiatore. Ora, se noi ci posizioniamo sulla scena del Vangelo, Gesù interviene subito con il dire a questi dottori della legge: ecco, chi di voi può permettersi di fare questo, di scagliare la pietra contro questa donna? Gesù non dice a quegli uomini che è sbagliato o è sbagliata la condanna verso quella donna, ma Gesù dice: chi di voi può ritenersi adatto a condannare quella donna? Dice: perché tutti voi siete peccatori. Con questo Gesù cosa vuol dire? Che dice: solo io posso condannare quella donna, non siete certamente voi a condannare il peccato di quella donna e quella donna stessa. Ecco allora che quegli uomini lasciano tutti quanti quelle pietre e vanno via. E Gesù si china su quella donna e dice: donna, neanch'io ti ho condannata, va e non peccare più. Se vogliamo, è l'esperienza di tutti noi cristiani, è l'esperienza che facciamo quotidianamente nel peccato, nella nostra miseria. E nessuno di noi può ritenersi giudice del fratello dell'altro. Il giudizio spetta solo al Signore, spetta solo a Gesù, il vero sapiente, perché Gesù risponde a quegli dottori, a quei dottori della legge, in una maniera molto sapiente, senza farsi cogliere in inganno. Dice: io non sto condannando, come già vi ho detto, il peccato di quella donna, ma condanno voi perché non siete certamente migliori, ma tutti siete peccatori, tutti siamo peccatori e tutti noi abbiamo ogni giorno bisogno della misericordia di Dio. Sicuramente, ecco, quella donna da quel momento ha ripreso in mano la sua vita, si è rialzata, ha condotto una vita sana, santa. Sicuramente sarà ricaduta di nuovo, forse molto probabilmente, nell'errore, nella miseria, nel peccato. Però quella misericordia ricevuta dal Signore è stato un motivo di resurrezione. Ecco, è l'esperienza che noi facciamo quando, come cristiani, ci accostiamo al sacramento della riconciliazione. Il sacerdote che in quel momento rappresenta Gesù ci dice: ti sono perdonati i peccati, io ti assolvo. Ed è il Signore, in quel momento Gesù, che ci assolve dai nostri peccati, dalle nostre miserie, e ci indica la strada della risurrezione. Ecco, noi stiamo terminando questo cammino della Quaresima. E il cammino della Quaresima ci spalanca le porte alla Pasqua del Signore. Ecco, la Quaresima è un cammino, ma la nostra meta finale è la risurrezione, è quella misericordia di Dio che noi riceviamo da Dio
ma che dobbiamo ogni giorno utilizzare verso i nostri fratelli, è lo strumento che ci aiuta a vivere ogni giorno da persone, da uomini, da donne, da giovani risorti in Gesù Cristo, cioè da veri cristiani che sanno portare al mondo la lieta speranza, cioè l'amore di Dio. E l'amore di Dio, lo sappiamo bene, lo si testimonia con l'esempio del perdono, di quella misericordia che il Signore Gesù ha utilizzato con quella donna peccatrice, ma permettetemi, in quella donna peccatrice siamo presenti tutti quanti noi, tutta l'umanità intera. E il Signore oggi ci dice questo: non ti sentire giudice del tuo fratello, guardati nel tuo interno, guarda il tuo cuore, guarda la tua miseria e soprattutto non scoraggiarti mai di chiedere perdono al Signore, ma di chiedere perdono anche ai tuoi fratelli, alle tue sorelle, perché la strada del perdono, la strada della riconciliazione, la strada della misericordia, la strada dell'amore è la strada che ci avvicina più a Dio e ci fa vivere da uomini, da persone, come dicevo, risorte in Gesù Cristo. Buona domenica.